Rieccomi con voi ragazze, oggi vi riapro le porte della gioielleria Milor. Oggi vi presento il nostro appuntamento di La Mela Glam. La Mela Glam ormai lo sapete, praticamente è un concentrato, ma direi o dei miei gioielli preferiti personali o dei vostri preferiti personali, quindi quelli che diciamo sono stati più amati fra tutte le collezioni Milor, o comunque quelli che non potete non avere, quindi comunque un concentrato di must have che va su tutte le collezioni Milor. Oggi non vi ho portato per la viva perché è stata l'ultima diretta che ho fatto, ma abbiamo Verona, abbiamo Bianca e abbiamo Diamore. Vi presento subito la mia stupenda, meravigliosa, amabilissima ospite, Florina, che ci accompagnerà. Ciao Flo! Ci accompagnerà per tutto questo nostro appuntamento e indosserà tutti i gioielli che ho selezionato per voi con cura. Attenzione perché alcuni sono una bella sorpresa perché sono un bel ritorno fra i gioielli che non siete riuscite a fare vostri. Altri, ce ne sono un paio di chicche, sono una sorpresa assoluta novità. E comunque in alcuni casi, ma ve lo dirò quali sono, abbiamo delle edizioni limitatissime. Sapete cosa succede quando facciamo le edizioni limitatissime? Che poi alla fine qualcuno rimane sempre insoddisfatto. Quindi se siete all'ascolto, se state guardando e se non avete già acquistato, perché sapete che già dalla mattina avete i nostri gioielli sul sito, quindi qualcuno di voi giustamente si porta avanti e quindi poi sottrae alle altre che invece aspettano le due il gioiello che era in edizione limitata. Approfittatene. Bene, parto subito col darvi il codice del primissimo gioiello che vi ho portato con grandissima gioia, che è MTV303 ed è il nostro bracciale di Verona con i charms in turchese naturale e bead martellate. Sono orgogliosissima di avervelo riportato. L'avevate visto una volta sola, è andato a ruba. Ve l'ho riportato perché è uno dei gioielli in assoluto più amati di tutte le collezioni Milor. Quindi, se non avete fatto in tempo allora, se l'avete lasciato da parte perché avete acquistato altro, insomma, approfittatene anche perché vi dico subito che i turchesi sono difficilissimi da reperire. Ormai nelle miniere dei turchesi si sta facendo una fatica enorme per riuscire a estrarre quelli di qualità. E qua stiamo parlando di una qualità altissima, lo vedete già da questa inquadratura. Vi dico subito come acquistare e do il benvenuto a tutte coloro che sono per la prima volta sintonizzate con noi. Ah, ecco, lo stiamo vedendo anche su Flo, così vedete anche benissimo l'indosso. È un bracciale di 18 centimetri e mezzo, ecco, 18 centimetri e mezzo la lunghezza a cui lo sta indossando Florina, ma dotato di 2 centimetri e mezzo di estensione, quindi potete anche chiaramente indossarlo con un polso molto più grande di quello di Flo, che ha un polso di circa 14 centimetri. Io ho un polso di 18, mi va benissimo, non ho usato neanche tutta l'estensione, diciamo che si adatta perfettamente fino a un polso di 19,5-20. Meraviglioso, Flo. Meraviglioso, tra l'altro con quel vestito che sta indossando, io adoro il turchese con quel color malva, stupendo. In realtà il turchese sta benissimo con tutto, sta benissimo col bianco, col beige, col marrone. Io adesso ho una canotta marrone, non so se si vede, con il nero, vabbè, chiaramente, con il grigio, con tutti i colori che si stanno portando adesso, addirittura con il lime e con il rosso, turchese rosso, la fine del mondo, anche perché fanno un po' quell'effetto turchese corallo che poi insieme stanno benissimo. E volevo dirvi come acquistare. Allora, do il benvenuto innanzitutto a tutte coloro che mi stanno guardando per la prima volta, lo ridò visto che prima non mi stavano inquadrando, e vi dico che Milor è un'azienda che ha qualche decina d'anni di esperienza nell'oreficeria italiana, rigorosamente italiana, quindi quasi 70, l'anno prossimo saranno 70 anni, dal 1955, ed è un'azienda orafa di Milano. Io in questo momento sono nella nostra azienda, siamo qua in Via dei Gracchi, e ci potete chiamare al numero, abbiamo aggiunto anche il numero fisso, quindi al numero 02 8696 0205, oppure al solito numero per chi già ci conosce, che è il nostro solito numero del cellulare 366, insomma non ci arrivo fino a lì, non me lo ricordo mai, al quale potete anche mandare un WhatsApp se volete avere delle informazioni, vi rispondono sempre, o se volete fare qualche domanda. Noi siamo qui, ci siamo. Per i pagamenti, tutte le tipologie di pagamento, quindi abbiamo il pagamento in contrassegno direttamente al corriere in contanti, il pagamento con la carta di credito o diviso in tre rate con la carta di credito se scegliete Scala Pay,
oppure con bonifico bancario. So che la maggior parte di voi acquista con carta, però ci sono anche persone che preferiscono acquistare in contrassegno, nessun problema. Potete pagare direttamente al corriere. Qualcuno di voi mi ha chiesto se ci sono le rate anche pagando in contanti. Per ora no, non siamo organizzati, avremmo dovuto organizzarci con le poste, ma diventa un po' tutto complicato, quindi se volete pagare con le tre rate, dividendo l'importo esattamente in tre, scegliete Scala Pay. Avete sempre 14 giorni di tempo per poter rendere il vostro gioiello e comunque qua siamo in Milor. Non è un'azienda multinazionale, benché Milor in realtà abbia clientela in tutto il mondo, anche molto importante, perché sono tante le nostre collezioni, è comunque un'azienda che è rimasta familiare. Quindi qualsiasi problema abbiate, qualsiasi domanda abbiate, noi siamo qua, vi rispondiamo, vi rispondono i nostri collaboratori, le mie collaboratrici, quindi siete in ottime mani. Vi assicuro che se acquistate un gioiello Milor non sarà l'ultimo che acquisterete, anche perché i gioielli Milor diciamo che superano sempre almeno di un pochino le aspettative che avete, e questa è una cosa molto bella, soprattutto quando si acquista in video. Allora, vi parlo in specifico di questo bracciale perché è adorabile. È un bracciale ricco, monta 24 pietre di turchese con due dimensioni diverse e 4 bead martellate, tutto in argento 925, placcato oro 18 carati. L'argento 925 e la placcatura oro 18 carati sono proprio tipiche della collezione Verona. Tutta la collezione Verona ha questa caratteristica, viene confezionata con una confezione molto bella che fra poco vi mostrerò, e quello che distingue Milor in generale è l'attenzione al dettaglio. Vorrei farvi notare il dettaglio della chiusura, che è una bellissima chiusura microfusa, tutta martellata, che garantisce questo look un po' organico. Riprende le bead martellate, guardate che è quasi emozionante questo colore dell'oro 18 carati sulla bead lucida, leggermente martellata, e con questi turchesi che hanno un colore intensissimo. Vi dicevo, molto difficile da trovare il turchese di questa qualità, molto difficile da reperire, ormai sono gli ultimi turchesi che stiamo trovando, spero che cambierà qualcosa in futuro, ma attualmente le miniere che ci forniscono così naturalmente il turchese ormai stanno scarseggiando della qualità più alta. Questo bracciale vi farà sognare, è stupendo da indossare con qualsiasi gioiello in oro giallo. Ecco, io non lo mischierei con l'oro bianco in questo caso. Sapete che io amo anche fare la parure oro bianco oro giallo, ma nel caso di presenza di pietre secondo me è stupendo proprio con tutto l'oro giallo che avete. Anche oro giallo chiaramente dentro e fuori, perché sapete, in Verona la placcatura oro 18 carati è una placcatura molto studiata, non è un classico flash che diventa poi verde, sbiadisce, si ingrigisce, vi lascia il colore. Ecco, quello è un po' più un effetto della bigiotteria, per così dire. La placcatura di Milor è una placcatura orafa realizzata in laboratori specializzati esclusivamente in placcatura, che depositano una importante quantità di oro 18 carati sull'argento 925 con una modalità che lì rimane e che è indistinguibile da un gioiello interamente realizzato in oro. Ve lo dico perché noi realizziamo anche collezioni in oro, e quando abbiamo modelli molto simili se non uguali, perché ogni tanto replichiamo anche i best seller delle nostre collezioni in oro, noi stessi non siamo in grado di vedere la differenza. Cosa facciamo? Con una lente da orafo guardiamo il punzone, e nel caso di Verona avete il punzone 925, che è appunto il punzone dell'argento che è all'interno, quindi a dimostrazione che comunque il materiale dentro è un materiale prezioso, non un metallo base. Nel caso dell'oro chiaramente vediamo il 750 se è oro 18 carati, ma all'occhio chiaramente è indistinguibile. Questo è un bracciale da avere, bellissimo per l'estate, meraviglioso per i vostri look chiari, dicevo sabbia, bianchi, eccezionale. Però vi devo dire, io lo indosso molto bene anche d'inverno e adoro indossarlo soprattutto con i colori tipo cammello, caramello, marrone, chiaramente anche il nero. Diciamo che col turchese non puoi sbagliare. Vi do subito il codice della prossima collana. Non vi ho detto il prezzo, ecco, per chi mi conosce già sa. Io mi perdo in chiacchiere e dimentico che c'è un prezzo dei nostri gioielli. Per chi non mi conoscesse,
Perdonatemi, ma appunto per questo motivo, siccome sono una chiacchierona, spesso mi dimentico. Il bracciale ha un prezzo di 186 euro e questo è il prezzo che c'è sul nostro sito, tranne oggi e fino a domenica, perché quando vi presento un gioiello sul nostro sito, quel gioiello magicamente riduce il suo prezzo del 20%. Questa è la magia delle nostre dirette Milor. Quindi qualsiasi gioiello io vi proponga in diretta ha il 20% di sconto, ma solo fino a domenica a mezzanotte. Quindi vi lascio il tempo, se riuscite a trovare la disponibilità fino a domenica, dopodiché il prezzo risalirà quello che è stato fino a ieri, cioè 186 euro. Oggi 148, beh, un bel risparmio, sono 42 euro, giusto? 42. Io chissà perché mi metto sempre in queste situazioni matematiche, chissà se mio figlio no, adesso che farà lo scientifico, mi aiuterà un po', magari negli anni a venire, perché mi incarto. Comunque, oggi costa 148 euro, se volete dividerlo in tre rate, io adesso non ve ne dico, le rate. Comunque sono più o meno di 50 euro a rata. 38 euro, ecco, mi hanno suggerito. Ho sbagliato io, 38 euro di sconto oggi, che non sono affatto pochi. Allora, vi do il codice della prossima collana, e qua rullo di tamburi perché so di avervi fatto già felici, perché questa era terminata alla prima volta che l'ho presentata. È la maglia bizantina, la conoscete in tante, fate la vostra subito, non ne ho tante, sono riuscita a riportarvela ma non in grosse quantità. La maglia bizantina è un must have assoluto, MTV 316, in questo caso vi do subito il prezzo, 160 euro il suo prezzo, è tutta fatta a mano, un gioiello iconico della gioielleria italiana, soprattutto realizzato da Milor, anche perfettamente morbido e flessibile, perché è tutto realizzato a mano, poi ve lo spiego, il prezzo, dicevo, 160, che scende oggi a 133. Però nel frattempo, Ele, io vorrei dare il codice anche del bracciale, perché così non mi perdo troppo in chiacchiere, siccome del bracciale abbiamo un'edizione limitata, non vorrei che ve lo faceste scappare. MTV 393, tornato anche lui nuovamente disponibile perché esaurito in un battibaleno, 80 euro il suo prezzo originale, 64 euro oggi e fino a domenica. Ecco, stiamo vedendo la parure intera su Flo, che sta indossando anche i prossimi orecchini, se volete sbirciarli. A proposito, c'è un menu a tendina in alto, non so esattamente, se guardate dal cellulare o dal tablet o dal PC, c'è un menu a tendina, cioè tre righette. Se voi cliccate sopra, vedete tutti i gioielli che io presenterò in questo nostro appuntamento di oggi, e se volete portarvi avanti, potete già acquistarli. Quindi, collana e bracciale, parure strepitosa, ma soprattutto grande sorpresa. Sono sicura che ho già fatto contente tantissime di voi, e questo mi rende molto felice, perché la maglia bizantina è in assoluto la più ambita nel mondo dell'oro. È una maglia che da sempre ha rappresentato proprio il lusso, e rappresenta il lusso dell'oro 18 carati. Infatti viene generalmente realizzata in oro perché ha una manifattura molto costosa e molto complessa, che richiede proprio la specializzazione di un orafo solo nella maglia bizantina. Sicuramente ve l'ho raccontato in questi 13 anni, ma magari alcune di voi non l'hanno sentito oppure mi stanno seguendo ora per la prima volta. So che siete in tante a seguirmi ora per la prima volta, quindi vi do il benvenuto in Milor. La maglia bizantina è stato il primo gioiello che io ho visto fare quando sono entrata 20 rotti anni fa nel mondo dell'oreficeria. Sono andata nei nostri laboratori e ho visto realizzare una maglia bizantina. Era un bracciale. Lo stavano realizzando con l'aiuto di due pinzette che curvavano ogni maglia di questa collana e anche del bracciale abbinato, e la collegavano la maglia successiva con un lavoro certosino quasi ad uncinetto, direi, ma stiamo parlando di materiale prezioso, quindi un uncinetto d'oro praticamente con l'animo in argento, e collegandola una a una si creava tutta questa tridimensionalità e tutta questa armonia perfetta. Voglio farvela vedere ancora da vicino. Poi saldando, senza che rimanesse il punto della saldatura, ogni punto in modo tale che non si smagli mai. Guardate che meraviglia questa maglia, è un capolavoro di oreficeria.
Ma ciò che più mi piace della maglia bizantina, oltre al suo significato, perché quando voi indossate una collana di maglia bizantina, subito fa lusso, subito fa ricercatezza, fa donna, insomma, che si può permettere un certo tipo di gioiello, è la morbidezza. Pensate, tutto oro 18 carati con l'animo in argento, tutto realizzato a mano, uno a uno da un orafo, la morbidezza e la flessibilità. Che genera poi quel lusso nell'indosso, perché sapete che poi sia per i gioielli che per la moda, tanto fa il tessuto, quindi è anche come è cucito, esattamente come in un gioiello, quindi la cadenza, come cade. Questa è una collana di 46 centimetri, vi si pennella addosso e diventa parte del vostro corpo, aggiungendo un grande lusso. Ciò che amo della maglia bizantina, e vi do anche, no, vi l'ho già dato il prezzo del bracciale, 80 euro che scende oggi a 64, è che fa lusso, quindi per esempio se volete metterlo in una cerimonia, adesso ci saranno tantissime cerimonie, ormai sono già partite le comunioni, le cresime, ma arrivano anche i matrimoni, se volete indossare questa parure, se potete fatelo di acquistarle tutte e due perché la parure è incantevole. Se avete già acquistato la maglia bizantina, acquistate il bracciale o viceversa, dà proprio quell'effetto di perfezione, di benessere, diciamo, economico proprio, di, come dire, sì, quel lusso che generalmente non ci si può permettere perché in oro costerebbe veramente migliaia e migliaia di euro e che invece in questo caso si riesce a percepire comunque indossandolo e guardandolo. Ma quello che amo, dicevo, della maglia bizantina è che oltre ad adattarsi perfettamente a qualsiasi look da cerimonia o da sera, immaginatevela con un abito lungo piuttosto che con un tubino invece al ginocchio, con una canotta molto scollata o magari anche senza spalline, semplicemente con le spalle nude, è la fine del mondo, è bellissima anche da portare con una t-shirt. Voi sapete che io sono la signora delle t-shirt, anche se non mi vedete spesso, ma ultimamente le sto indossando anche con voi in questi appuntamenti. Io amo le t-shirt molto semplici con un bellissimo magari tessuto, chiaramente giro collo, io me la immagino con una t-shirt nera o ancora meglio bianca, immaginatevela con un pantalone a uomo, pants, tasche, una t-shirt bianca e questa collana. Allora riesce a creare quell'effetto casual ma ricercato. Avete presente quelle donne che a volte si vedono magari a passeggiare fra le vie del centro, io parlo di Milano, via della Spiga, via Monte Napoleone, piuttosto che a Roma, in via Condotti, insomma, in via Etnea, Catania, non conosco tutte le vie delle città importanti, ma immaginatevi quelle donne che camminano nelle vie più lussuose della vostra città, che apparentemente hanno un look così, un po', come dire, non dico semplice. Un look semplice, mi hanno suggerito, un pantalone, dicevo, magari bianco e lino e una maglietta. E poi hanno però quel flair della donna benestante. E voi dite, da dove arriva? Ve lo dico io da dove arriva. Arriva da un capello curato, da una mano curata e da un gioiello azzeccato. Arriva dalla scarpa pulita e dalla borsa scelta. Piccoli dettagli che anche in un look in t-shirt e pantalone o t-shirt e jeans riescono a fare di questa donna una donna al cui lusso ambire. Ecco, questo è il gioiello che fa una grande differenza anche in un look molto casual, in un look anche molto casuale, apparentemente casuale. Collana e bracciale. Collana, ve l'ho detto, 46 centimetri, non vi ho detto la misura del bracciale. Il bracciale misura 19 centimetri, ecco, il ma di questo bracciale, ne abbiamo due di ma, è uno che è un'edizione limitata, quindi spero che ce ne siano ancora per chi sta scegliendo adesso, e l'altro che è un 19 centimetri, quindi per un polso arriva fino a un polso di 18 centimetri scarsi, oltre non va. Chiaramente un polso di 18 centimetri è già un polso importante. Diciamo che la maggior parte di noi probabilmente ha un polso che va dai 13 ai 17, quindi diciamo che è una misura media, sicuramente adatta alla maggior parte dei polsi, non per il polso extra large. Ecco, in questo caso non ve lo posso consigliare. Che bello, questo bracciale anche quando esce semplicemente dal polsino di una giacca,
Immaginalo su una scrivania, lavorando a computer, oppure in cassa, magari al supermercato, in qualsiasi gesto quotidiano che noi facciamo con le nostre mani, che esce anche solo dal polsino di una giacca o di una camicia, quanta raffinatezza dà. Eleonora ce l'ha. Eleonora giovanissima, tra l'altro. Ele, quanti anni hai tu? 20? 27. Allora, Eleonora giovanissima, 27 anni, capello corto, trendissima. Però ha quel gusto raffinato, ogni volta, ogni giorno è un gioiello diverso, Ele. Ogni giorno cambia gioiello. Ecco, lei non è la donna che usa sempre lo stesso. Ogni giorno cambia, ma ogni giorno ti fa sempre quell'effetto wow. È vero, te lo dico sempre, eh? Basta scegliere il gioiello giusto. Bene, siamo arrivati all'ultimo gioiello della nostra collezione Verona, prima di passare poi alla nostra collezione bianca, che è l'orecchino preferito di Flo, vero Flo? Bellissimo. Orecchino, bellissimo. È un guscio. Sembra una sfera, ma non si sa come possa sospendersi dal vostro lobo. C'è una lavorazione molto particolare di questo orecchino che è in argento placcato oro giallo da un lato, placcato oro bianco dall'altro lato. Quindi sono due paia di orecchini in uno. Poi Flo, dopo questa presentazione, li girerà dall'altra parte e vi farà vedere anche l'indosso con la parte bianca. Quindi voi acquistate come due paia di orecchini da indossare sia con i vostri gioielli in oro che con i vostri gioielli, scusate, in oro bianco, giallo, che con i vostri in oro bianco, in platino, in placcatura platino, quindi gioielli di bianca o in argento. 15 mm è il diametro di questo guscio stupendo, che adesso vi faccio vedere. Qua nell'inquadratura di Eleonora, guardate che bello. Ah, Flo, non ti ho fatto avere il pannetto. Adesso se troviamo magari una pochettina Milor, che è un vellutino, te lo fanno avere. Guardate, è realizzato nel medesimo modo fronte e retro, vedete? Questo sarebbe il retro. Lo vedete un po' meno bene del fronte, semplicemente perché l'espositore chiaramente è curvato verso un lato. Ma sta perfettamente uguale sia da un lato che dall'altro. Quindi bianco, sfera bianca, oro bianco e sfera oro giallo. Eccola qua. Non so se avete notato, vi do subito il codice e il prezzo prima che mi perda in chiacchiere. MTV 314 è il codice, il prezzo è 68 euro, che oggi scende a 54. Guardate che bella la perfezione che dà al contorno del viso. Non so se avete notato, dicevo, che si stanno portando tantissimo gli orecchini che creano un tutt'uno con il profilo del nostro viso. L'hai indossato bianco? No, giallo. Hai fatto un giallo e un bianco? O tutte e due bianchi? Ok? Non hai il microfono Flo, quindi ci comunichiamo a gesti. Ecco, la stai indossando dalla parte bianca in questo momento. Oro bianco su argento 925. Dicevo. L'avrete visto probabilmente su alcune giornaliste, su alcune showgirl, su alcuni personaggi dello spettacolo, che ci sono questi orecchini molto pieni, che completano proprio tutto il profilo del nostro viso, fanno un tutt'uno, più o meno grandi. Ecco, è una tendenza molto bella che io adoro. Io non sono una che segue molto le tendenze, diciamo quelle proprio di moda effimera, che iniziano oggi e finiscono fra 6 mesi o fra un anno. Mi piace il bello. E quando mi piace qualcosa di bello, che per me è bello, trascende qualsiasi tendenza. Ecco, questo è un orecchino bello sempre. È un orecchino che riesce ad essere bon ton, composto, perché risulta quasi un orecchino a bottone. Ha una chiusura huggy, lo chiamano in inglese. Tra l'altro ho finito proprio un paio di giorni fa le dirette con America e quindi mi vengono ancora i termini in inglese. Anzi, non vi avviso mai quando le dirette con gli Stati Uniti, però magari vi avviserò così se volete dare una sbirciata, insomma, magari un po' curiosità e vedrete anche i gioielli che presento anche lì. Perché Milor è un'azienda apprezzatissima negli Stati Uniti, oltre che in Italia, e anche nell'Europa, soprattutto nelle parti della Germania. Sapete che i tedeschi amano tantissimo l'italianità in tutto e quindi quelli che hanno il gusto buono scelgono Milor. E anche, devo dire, anche in Russia è molto amata Milor. Comunque, chiudiamo la parentesi dell'internazionalità di Milor, che comunque rimane un'azienda a conduzione familiare, questo è il bello di questa azienda. Dicevo,
Dicevo che questi orecchini danno proprio quel gusto del bon ton, ma anche molto carismaticamente moderni. Questi sono orecchini che potreste regalare anche a una ragazza per il suo diploma, per la sua laurea, ma addirittura a una ragazzina magari che fa la cresima e li tiene magari per un po' più avanti. Sono belli perché risultano una sfera attaccata al nostro lobo, che crea proprio un effetto molto interessante e intrigante sul nostro viso. Il prezzo è veramente contenuto di 54 euro, quindi direi che presto un orecchino che trascende i tempi, che rimane per la vita e tra l'altro molto adatto a tanti tipi di età e di gusti, secondo me è un acquisto stupendo. Allora, so che stanno quasi finendo questi orecchini. Spero che ne lasciate qualcuno per tutte coloro che stanno lavorando adesso. So che molte di voi, vi ringrazio per scrivermi tutti i messaggi che mi scrivete. A proposito, mi trovate su Instagram, su Letizia Lamela e su Facebook, sempre Letizia Lamela. Tutto attaccato, anche se il mio cognome è staccato, ma chiaramente sui social è tutto attaccato. Se volete sbirciare invece le collezioni di Milor, andate su Milor Jewels, sempre su Instagram, e vedete un po' di shots, di scatti su collezioni diverse della nostra azienda, perché ne abbiamo tante. Al di là di quello che io vi porto qua in live, che sono le mie scelte personali. Dicevo, scrivetemi sui social, molte di voi lo fanno, mi hanno mandato foto di indossi dei nostri gioielli, mi chiedono consigli, io vi rispondo sempre, mi piace tantissimo comunicare con voi. Per me questo è un momento di grande condivisione, quindi il momento più bello, oltre a quello della creazione dei gioielli. Però trovo molto bello e intimo anche il momento in cui ci scriviamo sui social, anzi molto spesso ci mandiamo anche vocali, quindi riconosco anche le vostre voci. A proposito di questo momento, prima di scambiare i nostri gioielli con il prossimo rullo di tamburi, mi raccomando, anche se sto chiacchierando, non perdetevi il prossimo rullo di tamburi. Non volevo, dovevo solo esporlo. Di cosa stavo dicendo? Sto giro mi sono persa, di solito mi riprendo sempre, porca miseria. Allora, dicevo che mi piace tanto condividere con voi questi momenti speciali. Ah, che in questo momento volevo ringraziare anche tantissimo tutte coloro che si sono prese un attimo per lasciare la recensione su Trustpilot. Trustpilot, scritto Trustpilot, è un sito di recensioni di tutte le aziende. Cioè, se non volete beccarvi una fregatura, prima di acquistare da un sito, andate su Trustpilot, mettete il nome dell'azienda di quel sito o anche il nome del sito. E trovate tutte le recensioni vere e autentiche di chi ha acquistato da quel sito, quindi non verrete mai fregati. Milor ha una cinquantina di recensioni, abbiamo aperto le nostre recensioni su Trustpilot da pochissimo, quindi ringrazio tantissimo tutte coloro che le hanno lasciate. Se volete andare a vedere, perché siete nuovi, andate a curiosare tutte le clienti che hanno scritto, ma io personalmente voglio ringraziare tutte coloro che l'hanno fatto perché avete lasciato le recensioni bellissime. Non avevo dubbi, ma insomma vi ringrazio per esservi preso il tempo di averlo fatto. Chi non l'avesse ancora fatto e volesse aggiungere la sua recensione è la benvenuta. Bene, il rullo di tamburi è questo ed è una collana novità assoluta. Sono sicurissima che incontrerà il vostro gusto perché conosco ormai in questi 13, 14 anni, 15, quasi 15 anni, non sono più 14, ho conosciuto bene il vostro gusto che è molto simile al mio, quindi molto semplice per me, la realizzazione dei gioielli. È una collana strepitosa, è una collana di 60 centimetri realizzata con lo stile rosario, quindi tutta a mano, con una quantità enorme di pepite elettroformate in argento 925 e altrettanto enorme di pepite in quarzite azzurra naturale, pietre naturali e argento 925. Allora, la inseriamo nella collezione di Bianca perché altrimenti non avrebbe una collezione questa collana, ma in realtà questa collana è tutta in argento, ha il colore bianco candido dell'argento. Quindi per chi ama questo colore molto, diciamo, etereo di un argento lavorato alla perfezione tipicamente del mondo Milor, e chi ama le pietre, ma chi non le ama le pietre? E chi non ama la fattura Milor, se la provate sono sicura che la amerete, questo è un gioiello da avere.
Ha una chiusura con il magnete, stupenda, non avete problemi di toglierla e metterla. È il magnete più forte che c'è in gioielleria. Flo, espertissima, ve la sta già facendo vedere. Quindi non avete assolutamente problemi di perderla, è sicurissima. Ed è un magnete nascosto all'interno di una sfera lucida. Quindi non viene interrotto il design della collana. È l'MTV 468 e ha un prezzo di 149 euro generalmente, fino diciamo da lunedì in poi costerà 149, ma per voi costa 119 fino a domenica sera. Eccola qua la chiusura, si è attaccata anche, è talmente forte che guarda, si attacca perché all'interno dell'espositore ci deve essere un'anima in metallo. Questa è la chiusura di cui vi parlavo. La riconoscete perché è una sfera, non è una pepita. Guardate la forza, stupenda. Allora, le pepite, il mondo delle pepite è un mondo molto lusso. L'avrete visto nelle gioiellerie della vostra città, nelle vetrine, spesso si vedono delle collezioni tutte di pepite, perché la pepita rappresenta molto, un po' come dicevo della maglia bizantina, il lusso dell'oreficeria. E qua abbiamo in modo asimmetrico, e questo lo trovo eccezionale, io adoro le asimmetrie, adoro tutto ciò che non è scontato, abbiamo posizionato pepite satinate a mano, alternate a pepite lucidate a mano, con pepite di quarzite azzurra. Sono la fine del mondo. Guardate la satinatura, che bella. Poi 60 centimetri, 60 centimetri. È una lunghezza che raramente si trova sulle collane. Immaginatevi anche in inverno, lo so che abbiamo voglia d'estate e questa ci fa tantissimo entrare nel mondo estivo. Ci dà proprio quella sensazione di splash in un mare stupendo. Però immaginatevela anche su un dolce vita in inverno, che bella questa lunghezza. O in estate su una bella scollatura, una canotta, un vestitino. Meraviglioso sul colore bruciato, il colore cammello, sui beige sabbia che si usano tantissimo, sui rosa antico, rosa cipria, ma su tutto, immaginatevela sul bianco, sul nero, una canotta in lino bianco e un pantalone in lino bianco, una ciabattina bassa e questa collana. Fa un effetto. Allora, in questo caso non parlerei di lusso, fa un effetto ricercato e costoso senza avere il lusso impegnativo. Perché la simmetria, la presenza delle pietre che dona vitalità, armonia, crea un effetto molto diurno, non necessariamente serale. La potete indossare proprio di giorno su qualsiasi tipo di look. Io la trovo deliziosa. Tra l'altro, non ne abbiamo tante, questo è uno dei gioielli di cui non abbiamo tantissime. Quindi mi raccomando, non indugiate molto perché è un'edizione limitata, nel senso che qua inizia e qua finisce. Non la ripeteremo, non la ripeteremo per tanti motivi. La realizzazione delle pepite in elettroformatura è molto complessa. È solo uno il nostro orafo che realizza le pepite in elettroformatura, richiede dei tempi molto lunghi. L'elettroformatura è una tecnica che si usa in gioielleria generalmente per dare una forma molto organica al design che abbiamo realizzato. Non so se alcune di voi hanno guardato sul mio Instagram, indietro indietro, poi fatelo quando finisce questa diretta, che ho paura che vi perdiate dei pezzi poi introvabili. Vi ho presentato il mondo Milor, vi ho fatto entrare nel mondo Milor in uno dei miei appuntamenti di Ti racconto un gioiello. C'è proprio scritto Ti racconto un gioiello in un reel e si vede proprio come realizziamo gli schizzi, i disegni e come realizziamo, diciamo, li trasferiamo a computer e poi vengono realizzati nei nostri orafi. Ecco, la pepita viene disegnata per raggiungere questa forma di questa pepita, che non è un ovale qualsiasi, perché l'ovale è stampato, non è elettroformato. L'ovale è molto più, come dire, massa, è molto più comune. La pepita ha delle curvature e una morbidezza di forme che è, nel nostro caso, nel caso di queste pepite, diversa da un lato e dall'altro. Sembra proprio un sassolino smussato dall'acqua. E sono questi dettagli che danno la differenza quando si parla di preziosi. Sono i dettagli. Quando la troverete, quando la toccherete con mano, quando arriverà a casa, ma io non mi sono cambiata la collana, me la metto subito. Quando vi arriverà a casa, noterete che bella la facilità di indosso del magnete. Ci metti un attimo, aspetta, però ci metto 2 attimi a togliere la bizantina. Ecco qua. L'ho indossata anch'io.
È una meraviglia assoluta. Tra l'altro, questo bianco dell'argento, eccola qua, guardatela col nero e col marrone. È quasi un colore indaco questa quarzita azzurra. Io amo tantissimo la tonalità dell'azzurro con l'argento. Va bene, mi devo separare da questa collana. Ah, tra l'altro, Florina stava indossando gli orecchini Verona, quelli a guscio che vi ho fatto vedere prima, dalla parte bianca, che si abbinano perfettamente a questa collana. Non so se riusciamo ancora a vederli o se si è già cambiata. Ti sei già cambiata, Flo? Fa niente, dai, fa niente. Se potete rivedere in replica questo nostro appuntamento, sempre sul nostro sito, fino a domenica, cioè in realtà potete vederlo anche dopo, però fino a domenica lo trovate in prima pagina e potete andare avanti e indietro, quindi se volete rivedervi gli orecchini a guscio bianchi con la collana con le pepite, fatelo. Invece adesso ho un altro rullo di tamburi perché è un'altra sorpresa grande per voi, che è... No, Flo, sei uno spettacolo grande! Beh, diciamo che vuole bene a me, ma secondo me vuole tanto bene anche a voi, Flo, eh? L'ha fatto per voi, l'ha fatto per voi. Ha rindossato gli orecchini a guscio, non perdetevi questi orecchini. Sono realizzati nel medesimo modo, quindi come una sfera, da un lato e dall'altro, ma da un lato sono in oro giallo e dall'altra in oro bianco. Lei li sta indossando dal lato dell'oro bianco. Non so se, chiedo a Christopher se riusciamo ad avvicinarci un pochino per vedere meglio questi orecchini. Sono bellissimi perché riescono a riprendere la lucidatura delle pepite lucide sulla collana con le quarziti. E secondo me è una parure divina. Eccolo qua. Ecco, questo è il lato in oro bianco, dietro c'è il lato in oro giallo. Stupendo, perfetto, impeccabile direi. Impeccabile e deciso nello stesso tempo. Grazie Flo, sei speciale. E però devo darvi un altro gioiello speciale adesso, che è un altro paio di orecchini. Orecchini di Bianca in argento 925, placcati platino, come tutto il mondo Bianca. So che molti di voi sono amanti infinite di Bianca, d'altronde non si trova da nessun'altra parte, perché la placcatura platino è molto ricercata, molto complessa da realizzare. Il platino non è un metallo facile da lavorare, neanche facile da estrarre, quindi abbastanza raro, ma dà quella brillantezza assoluta che nessun altro metallo bianco dà, neanche il rodio, e quella intensità di bianco che fa spiccare il gioiello e lo eleva tantissimo, lo fa subito apparire costoso. Questo è il potere del platino. Posso stare poco su questi orecchini perché molti di voi li hanno già acquistati da stamattina e quindi stanno finendo. MTV 469 scende da 73 euro a 58 euro fino a domenica mezzanotte. Sono degli orecchini maestosi, dentro satinati a mano. Questo è il tocco di classe dei nostri orafi. Sapete che i nostri orafi che realizzano le nostre collezioni sono i nostri orafi che realizzano le nostre collezioni in oro. Quindi hanno proprio quell'attenzione al dettaglio, quella manualità, quella esperienza nel trattare il gioiello prezioso che è assolutamente inconfondibile. Questo è un orecchino a cerchio di 5 cm di diametro, all'interno satinato a mano e all'esterno tutto lucidato a specchio. Magnifico! Voi lo sapete che io adoro gli orecchini a cerchio. Questo non è un orecchino a cerchio comune. Se non l'avete ancora fatto vostro e lo trovate ancora, che bella, Flo! Però l'orecchino a cerchio ha un fascino. È fascino, l'orecchino a cerchio è fascino. Guardate com'è cambiato il look. Da composto, bon ton, perfetto, dicono flawless in inglese. Ve l'ho detto che ho dei retaggi della lingua inglese dalle mie dirette in America. Che bella, Flo, che bella! L'orecchino a cerchio dà, cosa posso dire? Fascino assoluto, femminilità. Ecco, io ti farei una foto così. Mentre guardi a tre quarti, guarda, sembri veramente la copertina di Vogue, posso dirlo? Stupenda! Vabbè, secondo me sono finiti questi orecchini, aiuto. Lo so che chi la guarderà in replica, ma mi spiace, ragazze, ma vi avviso sempre quando ho qualche edizione limitata, state attente perché ne abbiamo poche decine e poi alla fine, puff, finiscono. Altra edizione limitatissima, altro rullo di tamburi. Questa non è una novità, ma l'avete vista una volta sola e avete fatto man bassa. È il mio bracciale preferito di Bianca. MTV 404 è il bracciale rigido ritorto. Ma ritorto?
con un effetto meraviglioso. Qua devo ringraziare Andrea, è uno dei nostri orafi che realizza solo i gioielli tubolari, quindi orecchini, non quelli a cerchio che abbiamo visto prima perché erano elettroformati, quindi orecchini a cerchio tubolari e bracciali rigidi tubolari. Guardate la finitura di questo bracciale, magnifica, difficilissima da realizzare, non è un torsion grossolano questo, questo è un torsion fittissimo, meraviglioso, 1 centimetro di spessore questo bracciale e 50x60 è la misura interna, aspettate, scusa, Ele, sai che nel frattempo, visto che l'avevo nominato ma poi non l'ho fatto, volevo poi fare vedere anche la, il packaging con cui arrivano questi gioielli. Eccolo, guardate che bello. Anche questo è per un polso, small, medio, large, non extra large. Un polso sopra i 18 cm purtroppo non può vestire questo bracciale. Quindi se avete il dubbio di avere un polso extra large, misuratelo con 1 metro, fino a 18 lo potete indossare, oltre no. 148 euro sarebbe il prezzo di questo bracciale, 118 euro è oggi fino a lunedì mattina. In realtà domenica mezzanotte, ma secondo me, beh, non so chi acquista oltre la mezzanotte, però bellissimo questo bracciale. Tra l'altro è fatto divinamente. Vi faccio vedere come si chiude a un incastro con uno snodo all'interno realizzato da un altro orafo, Emanuele, che è specializzato negli snodi, il migliore in Italia. Guardate, scusate, vorrei farvi notare l'interno, vediamo se lo vediamo. Aspetta, volevo far vedere questa parte perché c'è il punzone. Eccolo qua. Vorrei farvi vedere l'interno dei nostri gioielli. Lo vedete come sono lucidati perfettamente anche nei dettagli che non si vedono? Questa è la manifattura Milor. E qua vedete anche la scritta 925, la vedete al contrario, 925 Italy, grande sfida per Eleonora che vi sta facendo uno zoom immenso. Non so se si vede perché io sono un po' miope, quindi da qua non lo vedo. Ma guardate anche lo snodo che ha questo bracciale, il rumore. Questa è gioielleria fatta divinamente. Attenzione, il torsion non è solo fuori, è anche dentro. Ragazzi, mi dicono che devo smettere di, eccolo lì, di presentarlo perché credo che stia finendo. Peccato. Cioè, peccato, sono contenta per chi l'ha acquistato. Va bene, il packaging ve lo faccio vedere per il prossimo gioiello. Nel frattempo mi sventolo. Cioè, sempre una volta diretta mi devo sventolare, Sarà l'età? No, non accendiamo l'aria, dai. Ragazzi, starà arrivando l'estate, perché questo maggio sta facendo un po' tutte le stagioni. Ci congediamo da Bianca ed entriamo nel... Però bello questo appuntamento di La Mela Glam con tutte le collezioni, né? Cosa dite? Avete visto che c'è la mela qua? Ho un cognome un po' particolare, però si presta anche a questi giochi, no? Ci congediamo dal mondo di Bianca, quindi tolgo gli orecchini che saranno già finiti, tolgo il bracciale perché sarà probabilmente finito anche lui. Aiuto, oggi sta succedendo il finimondo. Ragazze, se non dovessero rispondervi al telefono, noi ci siamo, non vi preoccupate, lasciate il messaggio in segreteria, vi verrete richiamati, o mandate un WhatsApp e chiedete di essere richiamate, perché purtroppo ci sono dei momenti in cui siamo un po', diciamo, pieni di chiamate, ed essendo la Milor un'azienda comunque a carattere familiare, siamo in tanti, ma non abbiamo un call center di centinaia di persone. Io preferisco così, perché preferisco che vi rispondano i miei colleghi, che vi rispondano proprio, cioè, coloro che lavorano qua in Milor. Preferisco che siate coccolate come è giusto che voi siate, e quindi può capitare che magari non vi rispondano perché sono impegnate in altre chiamate. Lasciate il messaggio o il WhatsApp. Non vi ho detto di partecipare alla nostra chat, mi dimentico sempre, c'è una chat durante la nostra live a cui potete partecipare, inserite il vostro nickname, il vostro nome, se volete che vi riconosca inserite il vostro nome, molte di voi le riconosco sempre, Ale, Elisabetta, Silvi, insomma tante di voi. Vi saluto e vi ringrazio per partecipare sempre alle nostre chat live. Fate commenti, dite cosa vi piace, cosa vi piacerebbe vedere, fatemi sapere cosa vi piace di più dei gioielli che ho presentato. Entriamo nel mondo di Diamore. Diamore è la nostra collezione in argento 925 con la placcatura generalmente rodio oppure oro 18 carati, ma oggi abbiamo tre
Gioielli di amore in placcatura rodio. Questo è il best seller assoluto fra le collane di amore. Collana maglia Omega, l'ho presentata l'altro giorno negli Stati Uniti, ha spopolato, la maglia Omega spopola sempre, perché è un altro must have oltre alla maglia bizantina. 4 mm è la larghezza di questa maglia Omega, che adesso vi presento per chi non lo conoscesse, ha un cubic zirconia centrale meraviglioso, tondo, pari a quasi 2 carati. 84 euro è il suo prezzo, oggi 67, MTV 707. Cos'è una maglia Omega? Aspetta, forse la facciamo vedere prima su Flo? Dai, vediamola indossata su Flo. Allora, qua abbiamo l'eterea eleganza, la linearità, la perfezione, la magia di una scia di luce in oro bianco, perché il rodio è il metallo che ricopre tutti i gioielli in oro bianco, quindi esattamente come indossare l'oro bianco. Attenzione, Florina sta indossando tutta la parure di amore, eh? Quindi se volete già portarvi avanti, sta indossando il bracciale, che vi dico subito ha un costo di 149, oggi 119, e gli orecchini, costo 74, oggi 59. Tutta la parure di amore. Tutto argento, tutto placcato rodio. Tutto con i cubic zirconia, con la qualità di taglio luminosa, che è una qualità Milor, che li rende brillantissimi. Allora, dicevo, questa collana dà proprio quella sensazione di pulizia del design, ma di un impatto incredibile. La maglia Omega una volta veniva fatta bombata da un lato e dall'altro concava, con una sorta di mesh all'interno. Bene, noi l'abbiamo fatta uguale avanti e retro. Vi faccio vedere questo cosa significa. Significa che è completamente morbida, flessuosa. Questo il davanti. Questo è il retro, esattamente uguale al fronte, vedete? È leggermente bombata sia davanti che dietro. E vi faccio vedere cosa significa questo. Questo significa che sembra rigida, ma in realtà è morbida. Guardate cosa riesco a fare. L'ho fatto anche l'altro giorno mentre ero in diretta con gli Stati Uniti. Guardate che bello. E voi mi direte, beh, ma cosa interessa a me che sia torciglia su un dito? Questo vi dà l'indosso morbido che garantisce che la collana, quando la indossate, si pennelli addosso, che sia un piacere enorme indossarla, ma soprattutto che si pennelli come se ve l'avessero disegnata sulla pelle. Questa è la meraviglia della nostra maglia Omega. È una maglia lunga 45 centimetri che parla da sola. Ecco, la dedico a tutte le donne che non amano il gioiello sfarzoso, ma amano il gioiello che si fa notare, che amano la pulizia del design, la linearità, quell'effetto a specchio stupendo, di qualcosa che sembra proprio pennellato, naturale, con questo diamante, perché sembra proprio un diamante. Sapete che i cubic zirconia che noi realizziamo sono la simulazione migliore del diamante migliore, quindi del diamante del colore D, del diamante senza inclusioni, del diamante col taglio migliore. Brilla tantissimo, è un vero e proprio diamante da vedere, benché sia realizzato in cubi zirconia. La perfezione, ecco, mi viene proprio questa come parola da dire. Gli orecchini che sta indossando Florina sono l'MTV 728 e sono pari a 2 carati e 33. Se fossero diamanti, sarebbero 2 carati e 33 di diamanti, con... Prima ve li faccio vedere, poi vi dico quante pietre ci sono sopra. Adesso li vediamo nell'inquadratura da vicino di Eleonora. È un doppio cerchio, li sto indossando anch'io. C'è un destro e un sinistro, come in tutte le gioiellerie che si rispettano. Li potete indossare da un lato o dall'altro indifferentemente. In entrambi i cerchi sono state incastonate una a una 160 pietre. 160 cubi zirconia. Ve li ho portati perché sono gli orecchini più amati della collezione di amore. Ve l'avevo detto che avevamo un concentrato dei best seller assoluti, dei più amati di sempre, nel nostro show La Mela Glam, e io ve l'ho portato.
gli orecchini più amati in assoluto, doppio cerchio di zirconi. Se non li avete acquistati, fatelo perché sono stupendi. Oh, però adesso, nonostante siamo un po' lunghi coi tempi, questi orecchini costano 74 euro, scendono a 59. Io voglio farvi vedere il packaging. Ve l'avevo detto. Facciamo vedere le confezioni. Eleonora la sto facendo andare avanti e indietro. Ma noi siamo un team bellissimo. Siamo una squadra fortissimi, come diceva qualcuno. Che io adoro perché mi fa morire dal ridere. Allora, aspetta, questa è la confezione Milor a cassetto. All'interno troverete la pochette Milor, bella, bella confezione, bella solida. All'interno trovate la pochette Milor. Tutto sarà contenuto dalla nostra shopper Milor. Vi arriverà una confezione compreso di tutto questo per ogni gioiello che acquistato, incluso la shopper. Se dovete fare un regalo, voi vi presentate con la shopper, se volete la dotate di un fiocchetto marrone, fucsia, rosa, a seconda di chi riceverà il regalo. All'interno troverete la scatola, la pochette, il gioiello possibilmente e la nostra garanzia, che non so se abbiamo qua, se la troviamo ve la faccio vedere, che vi parla del gioiello Milor realizzato in Italia in argento 925 dentro la scatola, in argento 900 dentro qua. In argento 925, placcato rodio oro, eccola qua, e tutto realizzato dai nostri orafi italiani. Garanzia, pochette, scatola e shopper. Ditemi se non è una soddisfazione che vi arrivi a casa il corriere con tutto ciò e dentro, scusate, ma il gioiello che avete scelto. Alla cifra di, in questo caso, allora nel caso della collana di, ci arrivo, 67 euro, nel caso degli orecchini di 59 euro. Eccoli qua gli orecchini. Vabbè, passo davanti, dai, io sto ancora indossando il bracciale Verona. Eccoli qua gli orecchini. Stupendo. Eccoli, li sta indossando Flo. Bene, l'ultimo gioiello che vi presento in extremis, perché sono stata lunga come sempre, mi piace tanto chiacchierare, è l'MTV 705 bracciale meraviglioso, uno dei miei preferiti in assoluto, maglie ovali allungate con una maglia completamente tempestata di cubi zirconia della qualità luminosa, pari a 1,14 carati. Il bracciale misura 20 cm. Però, siccome occupa spazio, potete indossarlo se avete un polso fino a 17 centimetri e mezzo. Quindi, perfetto per un polso piccolo, per un polso medio, per un polso large, non extra large. Sul mio polso è un po' giusto giusto, io ho un polso di 18 centimetri, quindi ve lo consiglio fino a 17 e mezzo il polso. Ha una chiusura che è un moschettone realizzato appositamente per mimetizzarsi con le maglie, lo vedete? Che spingete all'interno molto facilmente e aprite. Guardate che meraviglia questo bracciale. Questa è una delle maglie più amate di sempre, la conoscete, l'abbiamo realizzata come collana in Verona e ad Aspopolato, in bianca ed Aspopolato. Questa volta ve lo propongo in di amore, è praticamente come quello di bianca, spettacolare, ma ancora di più perché ha questa maglia che dà un lusso meraviglioso. La incastonatura delle pietre è molto bella perché è fatta dal nostro orafo che realizza i nostri pavé di diamanti e quindi è realizzata con un micro pavé. Vedete che non si notano né le griff né il contorno? È tutta pura luce delle pietre. Questa è una fattura di altissima gioielleria. I nostri orafi che realizzano i nostri pavé di diamanti sono orafi specializzati solo in quello. E l'ambizione più alta è quella di fare emergere la brillantezza delle pietre e fare scomparire le griff, ma lo può fare solo un orafo esperto. Bene, concludo con questo bracciale stupendo. Vi ho detto quanto costa il bracciale? Sì, 149 è il suo prezzo sul nostro sito, 119 oggi per voi.
e fino a domenica a mezzanotte. Questo è il nostro consueto appuntamento del giovedì che io vi dedico con tutto il cuore. Non vedo l'ora che siano le 14 del giovedì. Solitamente siamo sempre alle 14 del giovedì, è diventato ormai un appuntamento fisso. Se dovesse cambiare qualcosa, seguitemi sempre su Instagram e su Facebook, perché gli appuntamenti vi li do lì e soprattutto vi anticipo che cosa vi presenterò. Quindi chi volesse già andare a sbirciare e fare la sua scelta, aspettate però la mattina della diretta perché è da allora che parte lo sconto del 20%, se vi posso dare un consiglio da amica spassionato. Benissimo, allora il prossimo appuntamento ve lo darò sui miei social, continuate a seguirmi, sono contentissima di essere stata con voi, io starei altre ore, ma so che ognuna di voi ha qualcosa da fare e anch'io devo lavorare alla prossima diretta, quindi mi congedo, vi mando un grandissimo bacio e spero di ritrovarvi la prossima settimana.